Intervista al ragazzino superstite. Il TG2 si scusa. Sdegno in rete. Sciacalli, radiateli. Infuriato il direttore Masi. Inaccettabile. Roma. Il servizio del TG2 è andato in onda ieri all'ora di pranzo, nell'ora di punta. Domande incalzanti. Cosa hai provato? Hai avuto paura di morire? E dove era tua mamma? Il microfono della giornalista Daniele Orsello è davanti alla bocca di un ragazzino di 16 anni. Sua madre ha appena perso la vita per la drammatica pioggia di Genova. Questo articolo parla ovviamente da solo. Non è il caso di fare commenti, perché io trovo una cosa vergognosa porre questo tipo di domande. Cosa hai provato? Dov'era tua mamma? Hai avuto paura di morire? Ad un ragazzino di 16 anni che aveva appena visto la mamma morire e questa intervista è stata fatta 3 minuti dopo la sua morte. Quindi nel pieno dello strazio. Questo sì, vabbè, la solita TV spazzatura. Anche. Ma quello che mi ha sconvolto di più è che il papà era vicino a lui, era vicino a questo ragazzino. Questo io trovo sconvolgente ancora di più dell'intervista. Dell'intervista, se non vuoi rispondere, puoi anche mandare a quel paese. Però c'era il papà lì vicino, quindi era lui che ha concesso l'intervista, essendo un ragazzino minorenne. Era lui che spronava il figlio a rispondere. Quindi questo io trovo non ambiguo, ma proprio scioccante. Perché anche la giornalista che pone queste domande ad un ragazzino che potrebbe essere suo figlio. Cosa hai provato? Dov'era tua mamma? Hai avuto paura di morire? Insomma, neanche una mente contorta riuscirebbe a fare queste domande. E poi il TG2 si è scusato, il direttore Marcello Masi del TG2 si è scusato dicendo che non ho fatto in tempo a visionare il servizio prima che venisse trasmesso, ma questo non è una delle mie responsabilità. Non sono andato a cercare lo scoop, tantomeno su una tragedia. Se ho urtato la sensibilità di qualcuno, mi dispiace tantissimo. Queste sono le parole della giornalista. Allora, ovviamente, la giornalista l'ha intervistato per scoop, e su qua non ci sono dubbi. A urtare la sensibilità, dovevi pensarci prima. Nessuno chiederebbe mai ad un ragazzino che prova questo dolore immenso a queste domande. No. Non è possibile. Quindi ecco il mio consiglio. Se assistiamo ancora a questa TV spazzatura, perché questa è vera e propria TV spazzatura, spegniamo la televisione. Perché vivono sui nostri ascolti. Basta. È tempo di dire basta. Vabbè, sono a pezzi. Ora vado a farmi una doccia. Avete visto oggi? 11, 11, 11. 11 novembre 2011. 11, 11, 11. Si dice che oggi deve accadere la rinascita dell'umanità. Speriamo. La rinascita dell'Italia sarebbe meglio. Comunque, arrivederci. Questo è